questo però è un matrimonio. Questo è un matrimonio importante. Arte, educazione e parola. Come queste tre realtà diventano una per il cristiano? Sì, allora pensavo mentre facevi la domanda a dare una risposta direi un po' personale. Quando si è scelti come vescovi occorre fare uno stemma. E così, la storia è così, si fa lo stemma del vescovo che poi diventa poi anche il logo della diocesi, insomma, no? Allora, il mio stemma l'ho elaborato in questo senso, perché proprio l'abbiamo costruito insieme all'artista, che tra l'altro è un artista della Basilica di San Nicola di Bari, a Bari, va bene? Allora, il motto è fondamentale ed è un'espressione di Sant'Agostino che commenta l'episodio del cieco nato, no? E il motto è questo, lo dico in latino perché va fatto in latino, i canoni dicono in latino: transit Jesus ut clamemus, cioè praticamente passa Gesù passa affinché gli gridiamo, cioè Gesù passa e aspetta il nostro grido: Signore, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno che tu ci apri gli occhi. Allora lo stemma l'ho immaginato, l'abbiamo immaginato in questo modo. Al centro c'è il Cristo, e c'è una mano che tocca il Cristo, ed è la mano di Maria, la prima discepola del Signore. Attraverso la sua disponibilità all'incarnazione, alla parola fatta volta e fatta carne nel suo grembo, Maria ha costruito la bellezza della sua vita, e noi diciamo ancora di generazione in generazione ti diranno beata. Però tutto lo stemma c'è praticamente un arabesco, è un arcobaleno, no? Cosa intendo dire? Dall'incontro con Cristo, dalla bellezza di questo incontro, dall'incontro con la bellezza del volto di Cristo, tutta la nostra vita diventa un arabesco, cioè diventa un giardino non più abbruttito dalla parola, e diventa anche, direi, un arcobaleno. L'arcobaleno non va guardato, è la pace interiore, la gioia interiore che poi va comunicato affinché il mondo rifletta quello che Cristo ha provocato nel nostro cuore. Ecco, credo di avere risposto in maniera un po' indiretta. Andrei oltre le altre figurative a cui la Chiesa è ricorsa spesso per illustrare il Vangelo e quindi la storia della salvezza, però vorrei con lei commentare il fatto che la creazione è un'opera d'arte, perché l'artista è Dio, ma dentro questa creazione l'umanità. Ecco, lei parlava di braccia elevate e braccia allargate. Sì. Ecco, vogliamo dire una parola su questo senso dell'accoglienza? Sì. Il senso dell'accoglienza, braccia alzate e braccia di lode, braccia di preghiera, il ponte tra la terra e il cielo, no? E dare del tuo a Dio. Però nella misura in cui diamo del tuo a Dio, Dio ci dice: allarga le braccia, perché io sono il tu che tu incontri ogni giorno, e lo incontri per chi chiede, va bene, la tua prossimità e la tua donazione. Ecco, non può esserci vita cristiana che dà soltanto del tuo a Dio e poi non vede il fratello che ci chiede, no? Ci chiede il nostro tu. C'è un mistico medievale che dice: non ti chiedere dove è Dio. Ogni volta che hai un povero davanti, lì Dio è davanti a te. Allora, voglio dire questo, no? Se la fede è trasmissione, no? Cioè la fede non è un deposito privato. Cioè io ho fede, conservo la fede nella misura in cui la trasmetto. Come riesce lei a tradurre un'idea che gestisce lungamente o brevemente a seconda, e poi la trasforma in bellezza, dando dei lineamenti e della concretezza a questa idea? Dunque, la mia esperienza diretta
è avvenuta poco tempo fa, in quanto ho avuto l'onore e il piacere di avere l'incarico da parte di Monsignor Marini per quanto riguarda il fonte battesimale utilizzato da Benedetto XVI nel 2012 e nel 2013 con il candelabro per la Cappella Sistina. Per cui ho fatto veramente un'esperienza diretta. Diciamo che fondamentalmente questo accade in un rapporto strettissimo con la teologia e con la committenza. È impossibile prescindere un risultato di altissimo livello senza coniugare costantemente queste figure, in quanto la conoscenza e un rapporto diretto e stretto con Nostro Signore illumina e concede un surplus che è diverso, cioè servire Nostro Signore, creare per Nostro Signore implica un tirar fuori una parte di noi che in altre occasioni resta chiusa, resta celata, per cui la via è molto più semplice da percorrere. Architetto Alberto Cicerone, lei mi sta dicendo che quando crea un'opera sacra lei è costretto a convertirsi anche dentro il cuore? Io non sono costretto, fondamentalmente. Mi auguro che questo accada. Esatto, esatto, è fondamentale. Io ricordo parole straordinarie di insegnanti che ho avuto in cui la tavola preparata per l'amato non è la stessa tavola preparata per chiunque. Quindi è fondamentale un incontro di amore intenso, perché questo concede una fantasia, un'apertura, un'elevazione sicuramente più alta rispetto a una creazione così occasionale, circostanziale per qualsiasi altra persona. In Sua Santità Benedetto XVI, mi piace anche sottolineare che il sacro ha una funzione educativa e la sua scomparsa inevitabilmente impoverisce la cultura, in particolare la formazione delle nuove generazioni. Se per esempio in nome di una fede secolarizzata e non più bisognosa di segni sacri venisse abolita questa processione cittadina del Corpus Domini, il profilo spirituale di Roma risulterebbe appiattito e la nostra coscienza personale e comunitaria ne resterebbe indebolita. Oppure pensiamo a una mamma e a un papà che in nome di una fede desacralizzata privassero i loro figli di una ritualità religiosa. In realtà finirebbero per lasciare campo libero ai tanti surrogati presenti nella società dei consumi, ad altri riti e altri segni che più facilmente potrebbero diventare idoli. Dio, nostro Padre, non ha fatto così con l'umanità. Ha mandato il suo Figlio nel mondo non per abolire, ma per dare il compimento anche al sacro. Al culmine di questa missione, nell'ultima cena, Gesù istituì il sacramento del suo corpo e del suo sangue, il memoriale del suo sacrificio pasquale. Così facendo, egli pose se stesso al posto dei sacrifici antichi, ma lo fece all'interno di un rito che comandò agli apostoli di perpetuare quale segno supremo del vero sacro, che è lui stesso. Con questa fede, cari fratelli e sorelle, noi celebriamo oggi e ogni giorno il mistero eucaristico e lo adoriamo quale centro della nostra vita e cuore del mondo. Roma, Papale Arcibasilica San Giovanni, 7 giugno 2012.